italiani non è che nel DNA hanno di non rispettare le regole, perché basta attraversare la frontiera a Chiasso o a Lugano e vede gli italiani che rispettano le regole svizzere. Il problema è il contesto italiano che porta a non rispettare le regole. È una ragione molto semplice, la giustizia, no? Abbiamo tanti parlamentari, il simbolo, uno segue l'esempio, no? Se vede andare avanti qualcuno che non rispetta le regole, o perlomeno che non si sa se rispetta le regole o meno, allora quindi alla fine si segue anche l'esempio. L'altra ragione è che gli italiani non hanno capito che rispettare le regole bisogna farlo, non solo perché l'ha detto Don Ciotti, che è giusto che lo dica, ma anche perché conviene. Perché il problema è che l'economia nel mondo si è sviluppata quando ci sono state delle regole che sono state rispettate. Si è creato una specie di circolo vizioso. Noi sentiamo molto gli imprenditori lamentarsi che c'è troppa burocrazia, ci sono troppe leggi, troppe regole, troppe norme. È vero, ma questo succede non solo perché i politici sono incapaci, ma perché noi italiani non le rispettiamo. Ci sono delle regole fatte male. In un paese, un paese vero, moderno, vengono rispettate anche se sono sbagliate. Da noi chiaramente vengono evase perché non vanno. Poi se ne fanno delle altre peggiori perché si peggiora sempre la situazione. E il giro va avanti così, e questo vale in tutto il settore dell'economia. Pensate alle tasse: siccome milioni di italiani evadono le tasse, c'è un sistema fiscale ancora più ingiusto, ancora più sbagliato, e si va avanti sempre così. E se noi siamo in questa crisi di oggi, ha poco a che vedere con la crisi mondiale. Noi siamo fermi da 25 anni perché non rispettiamo le regole. A questo punto, cosa succede? Non nasce la meritocrazia, perché non nasce la competizione. Se il capitale umano non viene valorizzato, l'economia si ferma e la nostra società è ferma. Sicuramente noi dobbiamo far funzionare lo Stato. Se lo Stato non funziona, non può nascere la democrazia, l'economia, eccetera. Uno Stato, per funzionare, deve soprattutto far funzionare il settore pubblico. E il settore pubblico deve essere trasparente nei confronti dei suoi cittadini. Quindi c'è da rendere trasparenti i costi dello Stato, da un lato. Dall'altro bisogna rendere trasparenti la qualità del servizio. Perché sulla giustizia, uno Stato che non fa giustizia, non lo fa non solo perché la giustizia penale va dietro a Silvio Berlusconi, che è l'unica cosa che continuiamo a leggere tutti i giorni, su Rubi, eccetera, da destra, da sinistra, da anni e non ne possiamo più, è perché la giustizia civile nostra, ai tempi del Gabon, è 160esima. La giustizia da noi non esiste. Cosa bisognerebbe fare in termini di trasparenza? Bisognerebbe che tutti i tribunali italiani pubblicassero i tempi della giustizia. È un problema gigantesco quello della corruzione, una cosa spaventosa. Stiamo sfondando una porta spalancata che bisogna combattere con la corruzione. La corruzione ha molti costi. Uno è il costo proprio, perché se un'azienda di Stato fa pagare di più, costa di più. Ma ha anche l'altro costo, che è proprio falsa la competizione, perché se io posso competere con lei perché lei corrompe, perché corrompo, lei non investirà mai in assumere giovani bravi e andare avanti con le cose. Quindi la corruzione ha un costo nascosto, che è quello di falsare le regole della competizione. Cominciamo a far passare una legge che condanna la corruzione, che non abbiamo. La politica parla ma non fa. I nostri politici parlano, poi appena vanno non fanno più nulla. Tra il parlare per farsi eleggere e quello che succede dopo, c'è uno iatus spaventoso. È lì che bisogna agire, fargli fare le cose. Cosa vogliono fare? Allora, noi abbiamo un problema morale, no? Ma non è solo morale, il problema è che manca, il problema è che non rispettando le regole, l'economia va avanti, abbiamo una disoccupazione record giovanile. La ragione per quella che abbiamo tanti giovani disoccupati è per colpa di questo anche. Quindi bisogna che si mobilitino i giovani e che si diano da fare. Però abbiamo fatto Tangentopoli, poi cosa è successo? È ripartita più di prima. Combattiamo l'evasione fiscale, è ripartita. Quindi noi abbiamo un'incapacità dello Stato di far funzionare la legge. The rule of law. The rule of law vuol dire il rispetto della legge. Nessuno è più sopra della legge, nessuno, neanche il sovrano. Bisogna far rispettare la legge.